buongiorno a tutti. Abbiamo con noi Jason Reitman. Allora, data la quantità di cose che ci sono nel suo film The Front Runner, cioè dinamiche, rapporti tra giornalismo e politica, la politica tout court, il rapporto tra vita privata e immagine pubblica, la famiglia, le famiglie, cioè la famiglia nel senso letterale, la famiglia politica anche del comitato elettorale, e dato anche alcuni tratti stilistici notevoli, credo di non dover fare la prima domanda io, non vi voglio togliere spazio, per cui passo subito la parola a chi la chiede, visto che siamo anche un po' in ritardo. Qualcuno vuol fare una domanda? E il microfono. Buongiorno. Scusi, lei ha scritto questo film insieme all'autore del romanzo da cui si ispira, Matt Bai, e un uomo politico che le ha servito anche da consulente per quanto riguarda la vita politica, il rapporto tra la stampa e la politica. Volevo chiederle quanto questa collaborazione le sia stata utile a rendere nella maniera più trasparente possibile questo sistema di rapporti e di ping pong tra stampa e politica. Yeah, it's a unique screenplay in that it was co-written by a political journalist, a press secretary, and the son of the director of Ghostbusters, so I think we all brought something to the table, frankly. At the end of the day, we wanted to make a movie with 20 points of view. We wanted to make a movie where every audience member could hook their line into a different character and watch the movie over their shoulder. And so it was very important that we get each point of view accurate. And it was kind of a thrill to have my co-screenwriters be not only very well versed in political history, but also experience from the point of view of what it's like to be on either side of the battlefield, to be within the campaign or within the newspaper. And our writing process was not about what is going to happen. It's going to be how it's going to happen, why it happened. And it is a movie built on the shoulders of their experience. La sceneggiatura è stata scritta da un giornalista politico, da un addetto stampa e dal figlio del regista di Ghostbusters, quindi credo che al tavolo ciascuno di noi abbia potuto contribuire in modo considerevole. Era un film che volevamo che avesse 20 differenti punti di vista, in modo tale che ciascun membro della troupe potesse virtualmente agganciare la propria macchina da presa sulla sua spalla e guardare un personaggio da quel punto di vista. Quindi una molteplicità che era tesa a rendere l'esperienza di ciascuno da qualunque parte dello schieramento su questo campo di battaglia che è stata questa vicenda. Quindi da un lato la campagna elettorale, tutti i componenti di questa campagna e i giornalisti, la stampa dall'altro, perché naturalmente non si tratta di sapere che cosa è successo, ma perché è successo. Sì. Sì, buongiorno, Andrea Giordano per Cosmopolitan.it. Una domanda è legata a un altro tema, cioè il rapporto tra l'universo maschile e l'universo femminile, che fa un po' parte del suo cinema, partendo da Juno, ma anche Up in the Air. Qui è vero che il protagonista è Hugh Jackman, ma i personaggi femminili lasciano delle tracce, sono importanti, sono cruciali nella storia. Quindi volevo sapere quanto la affascina continuare a esplorare questa collisione che c'è tra i personaggi maschili forti, ma anche dei personaggi femminili che poi in questo caso ci sono e lasciano delle tracce. Grazie. Yeah, you know, I've been working with the same producer since Up in the Air. Her name is Helen Estabrook, and she's
perhaps the smartest person I've ever met. She went to Harvard when she was 16 years old. She's an actual genius. And she and I have been in a conversation about gender since the moment that we met. I think it's the reason why the conversations in up in the air between Clooney's character and Farmiga and Kendrick are as interesting as they are. And it's certainly the reason that women are portrayed as thoughtfully in my films as they are. You can't help talk about the story of Gary Hart and not talk about gender. It's a story about women as much as it is about men. And, you know, when people would ask me what I was doing next, and I would say I'm making the Gary Hart story, one of the first things they would say is, what was her name? What was that blonde's name, the blonde on the boat? And they would talk about Donna Rice as though she were an object, not a human being. So it became very important early on to not only humanize and empathize with Donna Rice and the fact that her life was ripped out of her hands, but also think about what is it like to be the only woman at a newspaper and be forced to speak for your entire gender? What is it like to be the only woman on a campaign and be tasked with bringing Donna Rice home simply because you're a woman? And what happens when characters like Irene Kelly and Donna Rice meet and are forced to kind of reevaluate their trajectory in life in reflection to each other? These were all questions that interested us. And frankly, for a movie that is messy and is always moving, it only stops twice. Once when you meet Donna Rice and once when you meet Lee Hart. Beh, devo dire che io lavoro con la stessa produttrice, il cui nome è Ellen Easterbrook, fin da Up in the Air, ed è probabilmente la persona più intelligente che io conosca. È un vero genio che ha frequentato Harvard all'età di 16 anni, e da allora io ho iniziato con lei una conversazione che si arricchisce sempre di più sulle donne, sul ruolo delle donne, sulla disparità di genere. E non è un caso che i dialoghi proprio nel film Sulle nuvole, in Up in the Air, tra il personaggio di George Clooney e quello interpretato da Vera Farmiga siano costruiti nel modo in cui sono costruiti, proprio perché l'apporto di Ellen è sempre stato fondamentale e contribuisce grandemente ai ritratti femminili che sono in grado di tracciare. Parlare di Gary Hart non poteva escludere la possibilità di parlare appunto dei rapporti tra uomini e donne, perché quando la gente mi diceva: cosa stai facendo ora? Faccio un film su Gary Hart. Com'è che si chiamava lei, quella bionda? È come se Donna Rice non avesse neanche lo statuto di essere umano nella memoria della gente. Era resa veramente un oggetto, e per me era invece fondamentale farne un ritratto di una donna la cui vita è stata strappata da questa vicenda. E naturalmente non è l'unica donna, ma volevo parlare di quanto è difficile per una donna trovarsi in determinate posizioni. Le stesse posizioni, se sono rivestite dagli uomini, hanno un impatto diverso. Penso a una donna nella direzione di un giornale, per esempio. Penso all'essere l'unica donna nella campagna elettorale di un candidato alla presidenza degli Stati Uniti, il cui compito a un certo punto è quello appunto di riuscire a riportare a casa Donna Rice, in un momento in cui vicende di quel tipo non erano mai esistite prima di allora. E queste due donne, nel loro confronto nel film, si vede chiaramente che devono rivalutare il loro ruolo, la loro traiettoria, che a quel punto si disegna in modo assolutamente speculare. Quindi era davvero fondamentale poter restituire al personaggio di Donna Rice la sua umanità, e non era possibile fare un film su di lui senza parlare di lei. Scusa, ne faccio prima una io, perché faccio la domanda che nessuno ha fatto ancora, che era poi la più ovvia, la più naturale. Il libro da cui è tratto il film è uscito nel 2014. Perché hai avuto voglia di fare un film oggi su quella storia, sulla storia di Gary Hart? It's interesting because we wrote the screenplay in 2015 during the Obama administration. And I think when we wrote the script, we thought it would be ironic. And of course, then the world shifted under our feet. There was a presidential election and everything changed. But look, I'm like anybody else. I'm
I look at the world today and I wonder how the hell did we get here? And I think that's something that a lot of people ask. And we're looking for answers, we're looking for seeds, for threads to pull on. And in this story of Gary Hart, there was this interesting litmus test about, take a presidential candidate who is brilliant, prescient beyond all imagination, but also a human being who made human mistakes. It really kind of gets into this idea of what flaws are we willing to put up with in our leaders in a way that we can't even talk about today, because today our leaders are so incredibly indecent that you don't even know where to begin the conversation. But also, it felt like a movie. Here was a man in the middle of the night in his alleyway, you know, the presumed next president of the United States, and less than a week later he's going to leave politics forever. It felt like a thriller, and it got the filmmaker inside me excited. Noi abbiamo iniziato a scrivere il film, a lavorare al film nel 2015, quindi sotto l'amministrazione di Obama, e pensavamo che la sceneggiatura sarebbe risultata ironica. Poi naturalmente tante cose sono cambiate, tutto è cambiato, il mondo ha tremato sotto di noi e ci troviamo oggi a chiederci come diavolo siamo finiti a questo punto. Quindi forse questo film è un tentativo di gettare un seme per una risposta o per sviluppare ancora di più il dibattito e il confronto, perché è evidente che la vicenda di Gary Hart ci porta a riflettere su come un brillante candidato alla presidenza degli Stati Uniti può essere giudicato per un evento assolutamente privato e non per i suoi meriti o il suo valore politico, e dunque implicitamente che tipo di difetti siamo disposti a perdonare ai nostri leader. Però oggi non si tratta neanche più di dare una risposta a questa domanda, perché i nostri leader sono assolutamente indecenti nei loro comportamenti, non hanno più alcun tipo di rispettabilità. E insomma credo che fosse importante parlare di questi temi, anche se appunto l'obiettivo è cambiato in corso d'opera storica, e al di là di ogni altra riflessione, quando io letto il libro ci ho visto un film, perché l'idea di un presidente che si trova nel vicolo dietro casa sua e interagire con un giornalista, qualcuno che si lancia in una campagna per candidarsi e una settimana dopo si ritira per sempre dalla vita politica, è sicuramente un thriller. Prego, sì. C'è una signora ci dietro. Vuole... qualcosa sulla messa in scena, su come ha lavorato sugli aspetti, luce, inquadrature, per renderlo contemporaneamente un personaggio carismatico ed enigmatico allo stesso tempo. No one needs to help Hugh Jackman be charismatic. He's got that covered. Nessuno ha bisogno di aiutare Hugh Jackman a essere carismatico, ci pensa da solo. The philosophical question that the movie is asking is, what is relevant? What is important versus what is simply entertaining? So the question became, how do we ask that of the audience without simply just asking the audience that? And the decision we made came from watching a film by Michael Ritchie called The Candidate. Michael Ritchie's a filmmaker I really admire. And in The Candidate, he created this messy version of reality that we thought was necessary to tell this story. One in which, from the very opening shot, you have this sprawling 2.5 minute opening shot in which, right from the get-go, you're pulling out of a news van, and there's three televisions, they are playing three different things, and you hear an argument between an engineer and a producer, and already you're beginning to hear a reporter doing a stand-up, and then by the time you even see them, you're already hearing two other guys talk about some story about a golf cart. And there will always be three things happening at once in this film. Three things to listen to, three things to look at. So we are forcing the audience to answer this question. What is important to you? What do you want to listen to? What is actually relevant? And if we are constantly giving you information, half is important and half is completely irrelevant, where do your ears go? And that goes all the way to the final moment of the film, where you are presented with two things visually on screen. On one side is a television on which a man is making his final speech as a politician, his best speech, ironically. And then on the other side of the frame,
there's a man and a woman sitting on a bed, and you're watching a marriage hanging on for dear life. And we were asking you one last time as an audience, what do you want to look at? What do you want to listen to? Because I think this is the question that we are constantly asking ourselves these days, is what is actually relevant? You know, particularly in the U.S., where you have a president who is so indecent and is somehow obfuscating all of his poor decisions with even poorer decisions, it becomes tricky to figure out what is actually important. And cinematically, that's what we were trying to achieve. La questione filosofica alla base del film sta nella domanda: che cosa è rilevante, che cosa è importante e dove confina l'importanza di un tema, di un argomento rispetto all'intrattenimento, all'aspetto più frivolo. Ed è una domanda che noi chiediamo costantemente al pubblico con questo film. Il film che mi ha ispirato maggiormente è un film del regista Michael Ritchie, che era Il candidato, e quel film ha una sequenza iniziale, i primi 2 minuti e mezzo, in cui c'è una versione assolutamente incasinata della realtà, nel senso che vediamo una redazione, vediamo 3 schermi televisivi che parlano di cose diverse, sentiamo una discussione tra un ingegnere del suono e un produttore, a un certo punto brandelli di conversazione su un campo da golf. Lo spettatore è costretto parallelamente, costantemente, a guardare e ascoltare 3 cose diverse, e quindi deve decidere che cosa conta veramente, che cosa sceglie di vedere, che cosa ritiene importante e rilevante e cosa invece può essere trascurato. Ecco, noi abbiamo cercato di imitare questo, ed è il motivo per cui a un certo punto si vede l'uomo che fa probabilmente il discorso più intelligente e migliore che un politico abbia mai potuto fare del suo ultimo discorso, e accanto poi un uomo e una donna seduti su un sofà, e il pubblico si chiede che cosa è importante, cosa voglio vedere, che cosa voglio sentire, cosa è importante per me, per il mio paese, per il mio futuro. Il problema è che adesso noi abbiamo un presidente che è talmente indecente e che rimedia a una decisione di scarso valore con una decisione di ancor minor valore, che diventa veramente difficile per l'opinione pubblica, quindi per il pubblico, capire che cosa vuole ascoltare, che cosa vuole vedere. Poi te la do subito, ma mi ha dato lo spunto per una domanda che volevo fargli poi fin dall'inizio. Allora, ha nominato Il candidato di Michael Ritchie, e io tra l'altro ho trovato su IMDb, non so quanto sia attendibile, una lista dei suoi film preferiti, che sono Election, Dottor Stranamore, Harold Maud, Conoscenza carnale, Shampoo, Taxi Driver, La conversazione. I mean, those are all good movies. I'm not going to argue with that list. That's, I mean, but look, there's always two sides of our brains. There's two sides of our hearts. So while I love all of those thoughtful films, I also love The Breakfast Club. I also love Die Hard. I also love Alien. So, it's always an impossible question to list our favorite films. It's, you know, every minute's going to be a different answer. Le liste sono impossibili perché il cervello è fatto di 2 parti, il cuore anche, quindi accanto a tutti questi film che ammiro molto mi piacciono anche The Breakfast Club, Die Hard, Alien, quindi insomma la lista può continuare a lungo. Sì, però in realtà io volevo arrivare da un'altra parte con questa lista, che non c'è nemmeno un film di Robert Altman, e devo dire che io appena ho visto The Front Runner mi è subito venuto in mente che è uno dei miei registi preferiti, mi è subito venuto in mente quel cinema lì degli anni 70, in particolare il cinema di Altman. Tu hai 20 personaggi e vai a frugare, voglio sapere se c'è un po' di ispirazione o no. Certainly this movie could not have been made without Robert Altman.
Robert Altman created a type of filmmaking in which he was much more interested in the nuances of everyday moments in life than he was in the overall plot, and in that way he cared about every single character on screen and found a way to kind of languidly move through the frame that allowed us to feel as though we were a person in a room, in the room more than any other filmmaker had allowed. I suppose what I loved about Michael Ritchie is he took that technique and then he also kind of electrified it. He took that technique and made it less languid and made it more about the messy electricity that happens when people are trying to win something. And that's what's so interesting about those first three films by Michael Ritchie, Downhill Racer, Smile, and The Candidate. You're talking about someone trying to win a ski race, someone trying to win an election, and someone trying to win a beauty pageant. And what happens in the electricity of those moments in combination with Altman's style, that was something that we wanted to emulate. But he's a genius. Altman's a genius. I'm not going to, you know. Robert Altman è un genio, su questo non si discute. Sicuramente è colui che ha dato vita a un certo tipo a un cinema che ha indagato più di ogni altro le sfumature di quello che è la vita quotidiana e non tanto l'aspetto spettacolare, e che è riuscito a mostrare storie mettendo in scena tanti personaggi diversi e dando loro eguale peso. Il motivo per cui parlavo di Ricci è che ha preso quella tecnica, ha preso la lezione di Altman e in qualche modo l'ha resa meno languida e l'ha invece elettrizzata, dandoci il senso della tensione di quello che è la competizione e il desiderio di vincere, perché in quel film le competizioni sono tre: una gara di sci, un'elezione e un concorso di bellezza. Prego. È l'ultimo, no, la deve fare lui, però ha alzato la mano tre volte, l'ho sempre interrotto. La ringrazio, buongiorno, sono Roberto Sapienza di Parola Corio. Volevo chiederle, dal punto di vista della sceneggiatura, magari mi sbaglio, il candidato Art ebbe un crollo emotivo, meno quanto ho visto. È tutto distorto. Chiedevo, se ho guardato bene le fonti, il candidato Art ebbe un crollo emotivo in pubblico, in una radunanza pubblica, e non come nel film, in una conferenza stampa. Volevo chiedere se è vero quello che ricordo e se questo crollo emotivo in pubblico, di fronte a una domanda della moglie fatta a un giornalista, provocò appunto nel pubblico statunitense questa decisione di non essere adeguato a fare il presidente. I think there was this moment in the press conference, which is an interesting conflicted moment for two different people. It's a moment for the character of A.J. Parker, who is not comfortable with asking about adultery and feels forced to, and simultaneously a candidate in Gary Hart, who realizes that he does not want to participate in a system with which his the potential of his adultery is relevant towards his candidacy. I think it's an interesting thing to remember with him is that he was not forced out of the election because of an affair. He was forced out because he was unwilling to participate in a conversation that has kind of spun out of control in 2018, so much that it's almost impossible now to even understand what is a private life and what is a public life and which conversations are relevant. We tend to remember the Gary Hart affair as a joke, and with the punchline being the name of a boat. We remember it almost as a meme. And it kind of speaks to how we remember stories in general. We remember the highlights, we remember what is entertaining, we remember what is funny about them. And it is often how we talk about things. But that becomes complicated when we start talking about politics, and we have to get into what is actually important and what is relevant and what makes someone a decent candidate. Durante quella conferenza stampa che si vede nel film, sono due le posizioni difficili. Una è quella del giornalista A.J. Parkinson, che è
che è costretto a fare la domanda sull'adulterio, ma non si sente assolutamente a suo agio nel farlo, e lui stesso si domanda se è rilevante ai fini della candidatura di Gary Hart. E lui che comincia a rendersi conto che di fatto potenzialmente l'evento dell'adulterio, questa sua storia, può avere un impatto sulla sua candidatura, e questa realtà inizia a prendere corpo nella sua mente. Ma lui non è costretto a lasciare la corsa per le presidenziali per via di questa relazione extraconiugale che ha avuto, quanto per la sua incapacità di sostenere la sua non volontà di sostenere una conversazione nei termini che sono assolutamente fuori controllo, come quelli che vediamo svilupparsi allora alla fine degli anni Ottanta. Ora non c'è più confine tra il pubblico e il privato, e non ci sarebbe più una pressione così violenta nell'alterare i piani del privato e del pubblico. Gary Hart è ricordato come una storiella divertente in cui la battuta a effetto è il nome della famosa barca dove lui aveva conosciuto Donna Reese, Monkey Business, ed è così che ricordiamo a posteriori le cose, come qualcosa che ti ha divertito, che ti ha intrattenuto, ma magari non ne ricordi bene i dettagli. Ma ancora una volta torniamo al discorso: che cosa è rilevante, cioè quello che avrebbe potuto essere, che invece non è stato per una scelta precisa. It occurs to me that the list of films that you said is a very American list of movies, and I should say that one of my favorite films this year was an Italian film, was the movie Dog Man, which I saw at Telluride, which I thought was absolutely exceptional. I know, it's a remarkable movie, and really speaks to what it feels like to be alive in America right now, where there is a bully who seems to be in control of everything, and you just, it doesn't matter what you do, every time you try to do the right thing, it just seems kind of inescapable. Tornando alla lista, è una lista sicuramente molto americana, e non cita per esempio un film italiano che io ho amato molto quando l'ho scoperto a Telluride, che è Dogman, e che davvero riporta l'attenzione sul tema di come chi esercita un atteggiamento bullista ti controlla assolutamente in tutto quello che fai, a prescindere dai tuoi sforzi per sottrarti alla violenza che questa persona esercita. Bene, vi ricordo che The Front Runner esce il 21 febbraio con Warner, e ringrazio ancora Jason di essere stato con noi, a Warner per aver avuto il film, e grazie a tutti voi. Buongiorno. Thank you very much. Grazie mille. Jason, come back. I will. Okay, invite me, I'll be here.